Continuano le operazioni di rimpatrio degli afghani nel nostro paese. Sono ex collaboratori di istituzioni e aziende italiane, uomini, donne, bambini, famiglie intere costrette a lasciare la propria terra per sfuggire al terrore e alle vendette dei talebani. Al momento in Italia sono arrivati più di 500 afghani. Il piano del governo è di trasferirne 2.500. Fonti della Farnesina assicurano che l'impegno per l'evacuazione degli afghani continuerà, riservando attenzione speciale a chi ha collaborato per il nostro paese e a chi è minacciato, come sono le donne. Tra i 203 afghani atterrati stamattina a Fiumicino c'era l'attivista impegnata da tempo nella difesa dei diritti delle donne in Afghanistan, Zahra Ahmadi. Salvata grazie al disperato appello del fratello, residente a Venezia da molto tempo. Zahra ha deciso di lasciare il suo paese, i suoi affetti, le sue battaglie, dopo essere stata minacciata di morte dai talebani. Insieme a migliaia di civili ha cercato di fuggire, dopo essersi rifugiata nello scalo civile di Kabul. La donna, grazie all'aiuto di conoscenti, è entrata in contatto con il fratello, che oggi all'arrivo l'aspettava. Per me dall'inizio non era solo Zahra, Zahra è solo una partenza e spero che sia così. Ci daremo da fare anche perché abbiamo il dovere di aiutare gli altri. A toccare suolo italiano sono state anche 8 dottoresse che lavoravano nel centro della Fondazione Veronesi di Herat, specializzato per le cure contro il tumore al seno. Un centro ormai non più attivo da alcune settimane, una grave perdita per il paese, visto che in 8 anni ha visitato quasi 10.000 donne. Nell'ambito del programma di accoglienza del governo italiano, 90 profughi afghani, per lo più nuclei familiari, saranno accolti in Trentino Alto Adige, in una struttura di Riva del Garda, dopo aver osservato un periodo di quarantena nelle strutture dell'esercito. Poi, come nel caso di altri connazionali, da lunedì ospiti di un centro dell'esercito a Roccaraso, in Abruzzo, sarà compito del Ministero dell'Interno seguire le procedure connesse all'accoglienza per l'asilo politico e per stabilire le destinazioni. All'aeroporto di Fiumicino stanotte sono attesi altri 200 cittadini afghani e la speranza di una nuova vita per chi riesce a fuggire dal nuovo regime islamista.